Buongiorno e bentrovati al Salotto Acquatico di Swim Biz. Oggi abbiamo il movimento scintillare, la grande coreografa del Sincro Nazionale. Giovanna Normando, buongiorno. Buongiorno. E bentrovata. Mi presento così. Belin, perché tu sei di Genova. Belin Bellandi. Ma tu sei veramente uno spettacolo. Permettimi, io ho visto il Sincro a Pechino, un cambiamento incredibile dal punto di vista coreografico. Tu sei veramente una grande. Ti ringrazio, adesso con modestia sono soddisfatta sicuramente, abbiamo fatto un bel lavoro, è stato venuto fuori molto velocemente, però stiamo lavorando in armonia, quindi questo è importante. Beh, il tocco della Burlando, insomma, sì. Mi pare che sia fondamentale. Tu sì, sei stata una grandissima atleta, tu sei il rosolino per me del sincro, perché hai avuto una carriera... La vogliamo riassumere, sì, in due parole? Lunga. Vabbè, ero una ragazzina sicuramente molto dotata, perché dal nulla ho iniziato la categoria ragazzi e ho vinto il titolo così, inventandomi quasi le cose. E poi, quindi rapidissimamente sono entrata nelle squadre nazionali, pur non avendo minima conoscenza tecnica di nulla. E abbiamo fatto comunque i primi mondiali, parlo dell'86 a Madrid, che ero veramente ragazzina e l'Italia era veramente molto indietro. Però con molto cuore, con molta voglia, con molto desiderio. E sono arrivate le medaglie poi dopo. Sono iniziate ad arrivare le medaglie. Nel 91 la prima nella squadra, e nel 94 la prima nel doppio, e nel 90. Che anno era? Non me lo ricordo. Non ce lo ricordiamo più, perché ne hai fatto veramente tanto. La prima nel singolo. E tre Olimpiadi. E tre Olimpiadi. Sì, veramente. La fortuna che non c'era ancora. La decisione di mettere dentro tutti i cinque continenti, per cui erano solo le prime 8 nazioni qualificate, quindi questo sicuramente ci ha aiutato, altrimenti non credo, però è andata così. Senti, queste giovani fanciulle del Sincro Azzurro come sono? Come le hai trovate? E quali sono soprattutto i tuoi obiettivi? Erano 4 anni che non lavoravo più con loro, era già nato un bellissimo rapporto e quindi ero felicissima di riniziare. Abbiamo iniziato a settembre, ero proprio curiosa di vedere com'erano, cioè vedere i corpi, vedere i desideri, vederle. E allora di lì è nato tutto. Tutti mi dicevano è un momento un po' critico perché si sono un po' spente, avevano questa proprio necessità di accendere il desiderio, e in un attimo è venuta la chicca di lavorare proprio sul desiderio. Quindi uno dei programmi, il programma tecnico della squadra è nato da lì. Senti, cioè, questo desiderio come si esprime? C'è qualcosa? Allora è nato da un tanzaku, che è una leggenda giapponese dove praticamente viene espresso il desiderio. Adesso la racconto molto spicciola, se non ci sto mezz'ora qua. È proprio la parte dove loro ogni anno scrivono il loro desiderio su un albero e lo imprimono. Per tutto l'anno loro pensano a questo desiderio. Nasce da una leggenda bellissima di innamorati che riescono a incontrarsi solo un giorno nell'anno in base alle costellazioni della stella, quindi il 7 luglio. Che meraviglia. Lo vedevo molto attinente con la nostra gara di qualifica, lavori un anno per quel giorno e quindi lavori un anno con quel desiderio. Beh, un po' di condizionamento, c'è una giapponese tra di voi, no? Anche, e infatti era molto, sì, cioè non pensava, abbiamo fatto il diagramma della Kogale, che è questo il desiderio, l'anelare, l'aspirare, che è quello che un po' le mancava e quello che è la ragione del nuotare, perché a prescindere dell'obiettivo che magari viene o non viene, è proprio questo desiderio che porta a crescere, porta ad andare avanti, porta a vivere, no? Già il respirare è un desiderio di vita. E porta a noi a sperare che insomma questa nazionale si qualifichi, certo, soprattutto certo, per Londra. E poi era anche un omaggio veramente al Giappone, ci sono degli spunti di lavoro, poi non è che si vede il Giappone nell'esercizio, non è così descrittivo. Sono spunti di lavoro che hanno permesso di tirare fuori i desideri singolari, le unicità delle ragazze, che è quello che vorrei far uscire fuori, no? La mia sfida più grande è proprio notare, sì, tirar fuori l'unicità delle persone, perché noi te lo auguriamo, dell'Italia. Cara Giovanna Bella dagli occhi azzurri, e speriamo insomma che questa nazionale non solo si qualifichi ma abbia uno splendido futuro, sì, con sì, te alla guida coreografica. Poi voglio dire, sono molto grata anche a Marcus Smalling, che è una persona con cui lavoro da molti anni
e ci ha aiutato anche lui, abbiamo un'intesa. Cos'è, un coreografo? È un coreografo anche lui, è stato il mio primo maestro di danza. Poi vabbè, abbiamo preso altre vie, io ho continuato su altre strade, eh? Però ci rincontriamo spesso e abbiamo proprio un'intesa particolare. Beh, si lavora di feeling normalmente. Esatto. Quindi sono grata che abbiano accolto la mia proposta. E lui è stato un grande, comunque è subito entrato nell'ambiente, ha accolto le idee che gli ho proposto con entusiasmo, abbiamo trovato subito feeling, quindi mi ha dato anche lui una grossa mano nel completare i piccoli dettagli che sono importantissimi per me. Quindi si sta facendo un lavoro di ricerca, ci tengo a dirlo perché è molto importante che non vengano, insomma, anche magari a volte banalizzato il nostro sport. Grazie di questa, tanto grazie di, grazie di questa ricerca, noi ti auguriamo ogni cosa bella. Bene, con anche la tua grande simpatia. Bene. Ma mi fai parlare degli altri esercizi? Ah, sì. Raccontami. No, ci avevamo i tempi stretti. Va bene, la prossima puntata. No, raccontaci, faccio un flash. Allora, questa è la squadra tecnica. Allora, della squadra long c'è una specie di tabù, non so se hai permesso di parlare. Sì, parliamo pure. C'è una... No, non si può ancora parlare. No, diciamo, annunciamo che non dobbiamo facciamo. Dobbiamo annunciare dopo, alla seconda puntata, vediamo allora. Se va bene. Dacci invece prima. Nel duo che sto curando di Mariangela Giulia, stiamo lavorando su Frida Kahlo, che è una grandissima pittrice, è stata messicana, un personaggio incredibile, con un carattere fortissimo, ma facci vedere qualcosa, ma anche però. Fragilissimo. Dacci un tocco, Giovanna. Facci vedere come ti esprimi. Si tagliava i capelli perché aveva una continua dualità maschile e femminile, ma anche era anche molto dolce, dolcissima, aveva bisogno di grande amore, era molto passionale, ha subito delle prove nella vita incredibili, ma questo continuo rapporto con la morte alla fine, che la metteva continuamente alla prova, perché ha avuto un incidente da ragazzina e questo le ha creato un sacco di problemi, ma nello stesso tempo era proprio desiderosa di vita, amava la vita, amava tutto nella sua, nel suo essere disperato ma anche gioioso, capito? La vita, lei esprime la vita in tutti i suoi aspetti. E con questo desiderio, e con questo annuncio tuo, salutiamo tutti quanti gli amici di Swim Beat e ci diamo un buon Natale a tutti quanti. Ciao.